Si è riunito alla stazione centrale di Caltanissetta l'osservatorio sull'andamento del servizio ferroviario in Sicilia, l'organismo consultivo istituito dal governo Musumeci. Presenti il direttore Fulvio Bellomo, il direttore regionale di Trenitalia Silvio Damagini, i rappresentanti delle associazioni dei pendolari, dei consumatori e degli esperti di settore e l'assessore regionale alle infrastrutture Marco Falcone. Abbiamo presentato, ha spiegato Falcone, le linee guida della misura voluta dal governo Musumeci che prevede l'abbattimento dei costi del biglietto del treno sulle tratte disagiate Catania-Caltagirone, Modica-Caltanissetta e Palermo-Piraineto-Trapani. Sconti finanziati dalle penali da 1,5 milioni di euro erogate a Trenitalia nel 2019. Dopo aver recepito le istanze e le segnalazioni dei componenti dell'osservatorio, l'assessore Falcone ha aperto a ulteriori incrementi dell'azione. Riteniamo utile, ha proseguito, l'avvio di un approfondimento da parte di Trenitalia di un'ulteriore scontistica da applicare agli abbonati di tutta la regione. Una misura che, ove sostenibile, punterà a lanciare un nuovo segnale di vicinanza e supporto ai cittadini di tutta la Sicilia che viaggiano in treno.